Ok, invece così almeno so che almeno il boss qua l'abbiamo fatto fuori. Che non è stato particolarmente difficile, ma perché i boss che hanno gimmick. Ah, vai, sali, perché non sale? Ok. Allora, tra l'altro qui ho visto che c'era anche un forziere. Eccolo qua. Simbolo del guadagno. Ah, vabbè, questo probabilmente che cos'è? Più soldi? Simbolo porta soldini. Aumenta poco il rilascio Baqua. Esatto. Va bene. Ma questo non mi serve in realtà. Chissà se questi sono però di livelli buoni. Perché se sono di livelli buoni posso cominciare anche a sfidare più gente col Beyblade. Runo incantesimo dell'acqua. Va bene, questa però non mi interessa più di tanto. Runa delle correnti era quella che mi interessava davvero, quindi quella già siamo a posto. Silenzio, guardate lì. Oh, c'è quella con la maschera. Esattamente, il figlio idiota dell'ex sovrano è assolutamente incapace di prendere una decisione. Ma le assicuro che lo farò consentire, tenendo conto del debito che la sua famiglia ha con la mia, non è nella posizione di rifiutare. Molto bene. Ma si ricordi di agire a sangue freddo, consigliere. Ha ancora tempo. Ci occorrono dei progressi costanti. Sarà fatto. Se posso chiedere, i miei sforzi hanno raggiunto il Duca Aldrich? Ma certo. E ricompenserà splendidamente i suoi alleati più capaci. È una promessa. Questa è musica per le mie orecchie. C'è proprio corrotto fino al midollo. Ha addirittura richiesto un contratto scritto direttamente dal duca. Deduco che non sia un uomo fiducioso, vero? Beh, ha fatto bene. Aia, se n'è accorta. C'è qualche problema? Nulla di importante. Il duca è rimasto soddisfatto del suo operato finora. Veda solo di continuare a fare progressi costanti. Lei se n'è accorta che siamo qui. Non vi deluderò. Per il momento, rivederla, consigliere. Anche lei, tipo, vedi alla runa tipo di teleport. Arpia infida, chi si crede di essere? Tuttavia, se giocherò bene le mie carte, il mio sogno di sedere sul trono eucirissiano potrebbe diventare realtà. Ah, ecco qual era il piano. È lei, lo sapevo. La donna con la maschera, chi è? L'abbiamo vista lavorare con una spia imperiale alle rovine runiche. Interessante. Ma non quanto la storia che abbiamo appena sentito. Per via della sua natura diffidente, Harlan ha finalmente fatto qualcosa per servire il suo paese. Sì, andiamo a cercare il contratto di cui stavamo parlando. Certo, perché il contratto è una prova tangibile. E mi sa che è qui. Ecco, no, biancheria di Harlan? What? Come biancheria di Harlan? Ah, ecco. Eccolo. Sembra autentico. Prendiamo questo e ce la svigniamo? Sì, quello studioso saprà cosa farne. Madonna, ora c'è la scena dove lo sbugiardano davanti a tutti. È impossibile sbagliarsi. Questo è un contratto redatto dal Duca Aldrich. La scrittura è la stessa della sua lettera a Reuma. Allora abbiamo una prova del tradimento di Harlan. Esattamente. Adesso Eucilis si deciderà a combattere contro l'impero, giusto? Giusto, ragazzi? Andrà proprio così? Credo che potrebbe essere necessaria un'ulteriore spintarella per aiutare il nostro re a decidere. Di che tipo di spintarella parliamo? Comandante Nowap, se non ti dispiace, ho un lavoretto per te. Molto bene, mi dirigerò subito a palazzo a preparare il terreno. Ok. Devo essere onesta, non sono sicurissima di questo piano. Melridge ha chiaramente qualcosa in mente. Come te la cavi con la recitazione, Nowa? Insomma. Puoi farcela. La fiducia in se stessi è l'arma più potente per gli attori.
Il comandante dell'alleanza può fare qualsiasi cosa si metta in testa, vero? Sì, suppongo. O la va o la spacca. Dice, ma sì, ci proviamo. Allora, va bene. Per prima cosa però andiamo a reclutare il nostro maestro di rune. Visto che adesso abbiamo la runa delle correnti, quindi possiamo andare a reclutarlo. Vabbè, era la runa delle correnti, giusto? Sì, mi sa di sì. Ascolta, non ho tempo per chiacchierare a me. Ecco, una runa delle... È impossibile perché... Oh, ok, ehi, hey, guarda, ne è una. Potrei davvero usarla per la mia ricerca. Mi faresti dare un'occhiata da vicino? Oh, sì, vedi, guarda, questa runa è sensazionale. Hai presente il modo in cui la luce danza sulla superficie dell'acqua? È vitalità, è potere, tutto ciò può essere infuso nelle tue lenti. A proposito, quale delle mie piccole idee posso parlare? A quale delle mie piccole idee posso parlare oggi? Non mi arrenderò finché non saprò tutto sulle lenti runiche. Comunque, grazie, mi hai salvato. Ho potuto osservare ciò che speravo. Ora unisciti a me però. Sì, ti serve qualcosa? Mi chiamo Nowa, sto cercando persone, perfetto. Aspetta, tu sei il comandante Nowa? Non mi meraviglio che tu sia venuto in mio aiuto. In giro dicono che tu abbia trovato una lente grezza. Inoltre mi fa davvero infuriare che il duca e l'impero ne abusino per scopi nefasti. Ok, sai che ti dico? Vengo con te. Dai. Perfetto, ti do il benvenuto a bordo. Chiamami Code L. Io mangio, respiro e dormo in funzione della ricerca della lente. Ok. Esatto, lui diventerà il mio maestro di rune. Perfetto. Reclutato. Easy. Che tra l'altro runa delle correnti dovrebbe essere la runa superiore a quella dell'acqua. Quindi se io ora ho runa dell'acqua ah no, forse runa delle correnti. Scusa. Ma runa delle correnti è tra oggetti speciali? Viene considerata tra come oggetti speciali? Sì, mi sa di sì. No, biancheria di Arlan. Non riesco a credere a cosa ho trovato. No, ma la runa... Scusami. Ah, forse è perché è troppo forte. Non... Eccola, vedi, runa delle correnti. Dona le capacità di esercitare la magia dell'acqua di livello 3-5. Però lui probabilmente non ha il livello 3-5. Vediamo se è così. È infatti 1-2. Quindi 3-5 la dovrei mettere qua. Esatto, vedi, runa delle correnti. Dona la capacità di esercitare la magia dell'acqua di livello 3-5. Quindi questa la mettiamo qua. E quella dell'acqua la togliamo e mettiamo del vento. Ok, perché vedete ogni magia ha praticamente i livelli. Ha il livello 1, 2, 3. Allora, vediamo cosa ha questa. Ondata di recupero, media HP ad alleati. Minchia, parte già con questa. Ago dell'acqua, danni moderati d'acqua a una fila di nemici, lacrime del dio del vento, ripristini moltissimi HP a un alleato. Aspetta, lacrime del dio del vento è la stessa di questa. Ah no, respiro del dio del vento. Oddio, ma può unire l'attacco e fare tipo l'attacco insieme, tipo vento-acqua? Chissà se ci sono... Infatti, dovrebbero esserci le fusioni di rune. Quindi vento e acqua potrebbero fare un attacco speciale. Allora, tu ovviamente ancora... Niente, non ti sblocchi. Tu non ti sblocchi neanche, vero? Niente, dovrei comunque agire. Niente, io ci provo per vedere. E andiamo a costruire il negozio di rune. Che si costruisce ovviamente all'interno del mio setup. Progetto. Allora, tu non è... ora, dove ti trovavi, tu? Allora, qua ci voleva il legno mistico, vero? Sì, che lo devo andare a prendere. Ora, anzi, lo andiamo a prendere, il legno mistico. Ah, tu eri qua. Eccolo qua. Ok. E abbiamo anche il negozio di rune. Che si trova nella sezione commerciale, mi sa, sì. Bisognerebbe vedere anche che rune vende lui in realtà, perché potrebbe vendere qualcosa di interessante come rune. Poi, qui altro legno mistico, permette di acquistare frammenti di rune al negozio di rune. Ah.
Ok. Allora, andiamo a prendere il legno mistico, così nel frattempo vi faccio vedere anche dove si trova il legno mistico. Allora, bisogna andare al Grande Bosco Sud. Che tra l'altro qua se ne trovano quattro pezzi proprio facile facile. Così almeno ci sbrighiamo easy. Allora, si scende da qua. Si fa tutta questa strada. Da qui si va a destra. E da qui di nuovo a destra. E si trovano i primi due pezzi di legno. Eccolo qua, legno mistico. Per prendere gli altri due pezzi, in realtà forse potrei migliorare se metto la tizia che mi permette di prendere più risorse. Potrei fare tipo un viaggio solo per prenderne di più, però vabbè. Qua ci sono otto legname, ma il legno mistico, gli altri due pezzi di legno mistico si trovano qua. Quindi basta che fate il giro da questo lato. Vi fate prendere da questo fallo, perché è palesemente un fallo, proprio letteralmente. E qui ci sono gli altri due pezzi di legno mistico. Ecco qua, e ne abbiamo quattro. E torniamo indietro. Ci facciamo riacciuffare dal fallo bello ciccioso. Bello fiero. E aspetta, qui dove si... sì, di qua, giusto. Anzi, volendo, se siete proprio... se siete come me, che vi pesa il culo, potete anche fare questo. Fate frammento della runa del ritorno. Tanto si acquistano a 100 baka alla volta, quindi non è che costino così tanto. E praticamente torniamo indietro. Fine, siamo usciti. Tornando indietro, easy, ritorniamo a casa e facciamo l'espansione. I materiali, i pesci e tutto respawnano ogni 5 minuti di gioco. Quindi anche abbastanza facile comunque poter andare a farmarsi le risorse. E anche abbastanza easy. Ok, e qui abbiamo altri frammenti, che anzi ora li andiamo a vedere i frammenti. Cioè voglio vedere che rune vende. Allora, casa di commercio, secondo piano. Si trova qua il negozio di rune, vero? Ah, proprio minchia, proprio di fronte. Toppissimo. Allora, vediamo che rune hai. Ah, i frammenti rune è per gli attacchi. Allora, vediamo cos'hai, rune. Fuoco, acqua, vento, terra. Fendente rapido. Infligge danni minori. Finto a fondo. Fragore distruttivo. Perforazione del gancio laterale. Conversione. Aumenta la forza del 2% per ogni SP rimasto. Una conversione. Runa della potenza. Vabbè, ha tutte... vabbè, tutte rune basic. Aumenta il valore dell'armatura del 50%. Minchia. Resistenza ai fendenti, agli affondi. Minchia, queste sono ottime, tutte resistenze. Queste sono quelle elementali. Confusione, cecità e veleno. Queste sono ottime pure. Ma queste saranno tutte robe endgame. E invece i frammenti runa, ecco, vedi, servono per l'attacco. Frammento oscurità 2. Inflige danni oscurati moderati a una colonna di nemici. Va bene. E poi qui abbiamo anche il negozio di armature. Con la tizia che abbiamo preso. La zona commerciale è stupenda comunque. Anche esteticamente. Poi qui abbiamo la parte più bella del gioco. Che è la sezione di carte. Dove praticamente si possono acquistare le carte. Che è dove io mi sono speso praticamente tutti i soldi. Poi qui vi potete creare il vostro mazzo. Io già ho sbustato diverse carte ultra rare, tipo queste, che sono ultra rare, quindi c'è lo spacchettamento magico che si potrebbe fare anche su Eiyuden. E poi, ragazzi, guardate la parte più bella del gioco, ovvero combattere tutti i personaggi che duellano a carte. Io mi sto passando il tempo, vedete, già un paio li ho buttati giù. E ora devo andare ad affrontare gli altri. La volete vedere una partita così al volo? Facciamola una partita al volo, dai. Vi faccio vedere il gioco delle carte. Avaia. Niente, c'ho sto drift che è veramente incredibile.
Dunque, maestà, ha preso una decisione? Eucilis attende un suo comando, poiché le sue azioni odierne potrebbero portare alla nascita di una nuova era per il nostro regno. Da ciò che so, la ricerca del Duca Aldric su nuovi usi per le lenti runiche ha fatto passi da gigante. Rimango sempre impressionato dalla sua abilità di vomitare parole prive di senso, in cui nemmeno lei crede. È davvero nato per fare il politico. O forse è semplicemente un truffatore? Ecco, qui... Quante volte devo ricordarle che lei è qui solo in veste di osservatrice, contessa? Maestà, alla luce delle continue interruzioni provocate dalla contessa, le suggerirei di rimuoverla dal consiglio. Suo padre non avrebbe tollerato una tale impudenza da parte di uno degli ospiti, ne sono certo. Ma... Oh. Ecco, tutto che si muove, aspettiamo. Se c'è qualcuno da rimuovere qui è lei, Lord Arlan. Cosa? Come osa? Tocca a te, Nowa, fagliela vedere. Eccoci. Lord Arlan è un traditore che ha cospirato per svendere Eucilis al Duca Aldric per suo guadagno personale. Un traditore? Guadagno personale? Cosa? Chi ti credi di essere? Il fatto di aver messo insieme un patetico esercito di perdenti non ti dà il diritto di parlarmi così. A meno che tu non abbia prove o a conferma di questa tua affermazione oltraggiosa, ti suggerisco di sederti e tacere. Oh, attenzione! La prova è questo contratto inviato dal Duca Aldric a Lord Arlan. Dice testuali parole. Se Lord Arlan dovesse riuscire ad assicurarsi la resa di Eucilis, egli potrà mantenere le sue ricchezze, il suo stato sociale e gli verrà conferita una posizione di grande prestigio a seguito del disfacimento della dinastia Siarith. È scritto tutto qui, nero su bianco. Questo... Beh, la scrittura sembra coincidere con quella della lettera ricevuta dal Duca. Oh oh. Maledetta canaglia, come l'hai ottenuta? Oh, ecco, si è fottuto da solo. Ah, no, vedete... Sembra che questo documento le sia familiare, Lord Arlan. No, certo che no. Mi ha tradito, Lord Arlan. Ha tradito il suo re, il suo regno. Tutto ciò che ho fatto era per il bene di Eucilis. Deve credermi. Io... Cassius. Guardie! Preparate la camera speciale per Lord Arlan. Ho molte domande da fargli. La camera speciale. Si sbaglia completamente. Non sono un traditore. E se suo padre fosse ancora al potere, una cosa simile non sarebbe mai accaduta. Ma invece abbiamo lei, Euma. Lei! Ed Eucilis non può perdurare con un erede così sciocco e inconcludente. Sta portando il nostro regno alla rovina. Che altra scelta avevo se non di allearmi con l'impero? Ecco. Confessato. Portatelo via da qui. Subito. Ecco. Perfetto. Confessato. Prova del contratto. Easy. Nero su bianco. La situazione adesso è chiara, Euma, voglio dire, maestà. Ora che ha visto il contratto, le motivazioni del Duca Aldric non le sembrano cristalline? Quell'uomo non vuole che la dinastia Siarith rimanga al potere. Questo è alto tradimento. Se il Duca era pronto addirittura a disfarsi della famiglia reale, cosa avrebbe fatto a noi? Ho scelto di fare tutto ciò che è in mio potere per aiutare il comandante dell'alleanza, Nowa. È un uomo su cui si può contare. E combatterò al suo fianco. Ecco. Periel e consiglieri, vogliate perdonarmi? Credo di aver bisogno ancora di un po' di tempo. Ci potrebbe essere qualcosa di vero in ciò che ha detto Arlan. Oh, Gesù. Ma si vede che è proprio senza spina dorsale sto personaggio. Uff, non è ancora finita. Sapevo che Yuma fosse indeciso di natura, ma non credevo fino a questo punto. Per il momento abbiamo fatto tutto il possibile. Lord Arlan è sotto custodia e io passerò la notte qui. Anche voi cercate di rilassarvi. Ma state lontani dalla stanza sul retro. Perché? Ma dai,
Scommetto che è pieno di letti lì. Potresti farne a meno di uno, no? E va bene, ma solo uno. Oh, il mio? Dormiamo insieme, Periel? Andiamo dietro la tendina. Se queste tendine potessero parlare. No, non è vero, non è successo niente. Periel, la nostra cucciola. Vediamo ora che succede. Ok, dobbiamo andare di là. Quella che cos'è? La stanza della domestica? Forse è la domestica che ora ci parla e ci dice qualcosa. Oh. Ah no, tu sei un nobile normale. Sì. Là sopra non c'è nessuno come personaggio. Ah, c'è il... Eccolo, il re. Noah. È da solo? Sì. Sono riuscito a sgattaiolare via approfittando del cambio della guardia. È l'unico momento in cui riesco ad andare un po' all'avventura, sin da quando ero piccolo. Non che abbia mai lasciato i giardini del palazzo, ovviamente. Avrei troppa paura a farlo. Questo è il massimo dell'avventura che posso sopportare. Ah, vedi, è un cagasotto alla fine. Ho parlato con Marriage e mi ha detto di come tu e Periel vi siete intrufolati nel maniero di Arlan per recuperare il contratto. Periel si fida ciecamente di te, vero? No, ancora meglio, conta su di te. Che invidia. Non conta anche su di lei? Voglio dire, è la prima persona a cui si è rivolta subito dopo l'attacco dei Galdiani e continua ad appellarsi a lei. Deve davvero fidarsi di lei. Sarei lieto se fosse così, ma è davvero su di me che conta? O si è rivolta a me semplicemente perché io sono la persona seduta sul trono? E beh, oh, non ti sta bene nulla però. Provo una grande adorazione per Periel. Mi piace il modo in cui dice sempre ciò che pensa, sin da quando eravamo bambini. Nonostante sia cresciuto in circostanze simili alle mie, non ha mai avuto paura di essere se stessa e di fare ciò che vuole. Si spinge sempre in avanti. Beh, io provengo da un piccolo villaggio, perciò non posso immaginare cosa lei abbia dovuto affrontare, maestà. Ma riesco a percepire la sua anima da guerriero. Non è così? Oh cielo, no. Sono inutile. Tutti lo pensano e hanno ragione. Subito dopo aver ereditato il trono, ho provato a essere forte, ma non ho mai avuto la stoffa del sovrano, al contrario di mio padre. E anche adesso, durante la più grande crisi affrontata dal regno, non riesco a essere risoluto. Invece che prendere una decisione, mi concentro sulle tragedie che potrebbero scaturire dalle mie scelte e mi blocco. Harlan aveva ragione, sono un re sciocco e inconcludente. Chi vorrebbe seguire un sovrano come me? Io... Non è vero! Oddio, era nascosta là dietro. Non è assolutamente vero, maestà. Non è un re incompetente. Cosa? È veramente troppo duro con se stesso e confonde la sua gentilezza con la debolezza. So quanto lavora duramente. Lo so meglio di chiunque altro, perciò non parli così di se stesso. Se gli altri non riescono a capire che meraviglioso sovrano abbiamo, beh, peggio per loro. Grazie, Yulin. Sembra Aulin, tipo. Ma non potrò mai reggere il confronto con mio padre. Oh, ma dove cazzo spuntano tutti? C'è saggezza nelle parole di Yulin, maestà. La gente si sbaglia su di lei. Lei stesso non si conosce affatto. Ora, riconosco che al momento non starà governando con l'abilità e la raffinatezza di suo padre. Ma sta comunque tenendo il passo di una monarca con anni di esperienza alle spalle. Di un monarca con anni di esperienza. In confronto a lui, lei è solo ai primi passi. Perciò non ha senso come paragone. Un cavaliere alle prime armi non può competere con un veterano forgiato dalla battaglia. Ma il giovane ha comunque qualcosa in più. Un lungo futuro davanti a sé. E non posso permetterle di gettare via il suo così alla leggera, maestà. Oh, Marriage. Yulin.
Mi perdoni, maestà, è stato incredibilmente inopportuno da parte mia parlarle in questo modo. Accetterò qualunque punizione ritenga adeguata. Allora la tua punizione sarà quella di dovermi dire la verità. Pensi davvero che possa diventare un re competente? Ma certo, sarà un re buono, un grande re, ne sono certa. Grazie. E ora in ginocchio. No. Mi impegnerò. O meglio, ci proverò. È un po' esagerata questa affermazione così. Ah, Chapel, che è praticamente identico a Kulgan, praticamente, di Shuikoden 2. Anche se penso che farà la fine di Solon-ji. Non sa che onore sia per me combattere al fianco di un uomo del suo calibro, generale Goldwyn. Pare che saremo presto nel territorio di Eucirisi, generale. Ah, quindi ci sarà una battaglia ora, quella campale. Tra quanto pensa che potremo comunicare la nostra vittoria al Duca Aldric? Devo pensare bene a che parole utilizzare nel messaggio. Sarebbe follia comunicare una vittoria per una battaglia non ancora combattuta. Un guerriero deve affrontare ogni nemico con la medesima sincerità. Ma quali speranze ha Eucirisi contro di lei? Il generale Cassius guida, con mano ferma, i cuori dei suoi soldati. E ho sentito dire che il regno ospita un'altra mente straordinaria. In più... Sì? Io scendo in battaglia per il nostro imperatore. Nonostante il suo impegno per convincere Sua Eccellenza dei meriti di questa campagna, io non combatto per il Duca. Ah, dissapori interni. Bello, mi piace. Buongiorno a tutti, avete passato la notte qui? Oh, hanno dormito insieme. Ragazzi, non ci crederete, Periel... Oh no, che gli sta raccontando... Madonna mia! Oddio, che gli stava raccontando? È ciò che meriti per la tua lingua lunga. Forza, Nova, andiamocene. Oddio, che gli stava raccontando? Sono curioso. L'avrà vista nuda e quindi stava raccontando. Oddio, Periel. Niente, non lo sapremo mai. Allora, qui se vado adesso da questa parte non c'è niente, giusto? Magari tipo qualche cosa. Perché ora qui sicuramente ci sarà il re che prenderà la decisione di aiutare la nostra causa. Si uniranno tutti quanti al nostro gruppo e ci saranno quindi il re Cassius, la domestica e anche il tizio con gli occhiali, la Eldridge, che si uniranno a noi, sicuro, abbastanza sicura. Poi arriverà il messaggio che l'impero ci sta invadendo e quindi dovremo fare la battaglia campale. Sua maestà Reuma sta facendo il suo ingresso, re Yuma, dovrei chiamarlo Yuma, non mi viene da chiamarlo Yuma. Ha preso una decisione, Sire? Se necessita di un messaggero da inviare al Duca Aldric, non deve che chiedere. È il momento. Cosa faremo? Ecco qua. Porto notizie urgenti. Minchia, cioè, vi rendete conto di come leggo già praticamente il gioco ancora prima che succedano le cose? Maestà, è stato avvistato un corpo di spedizione imperiale. Pacchete... È sotto il comando del generale Goldwyn e ha il doppio dei nostri uomini. Il doppio dei nostri uomini è il generale Goldwyn. Si dice che quell'uomo sia invincibile. Maestà, sono sempre stato un uomo indegno, Periel. Incapace di prendere una decisione e paralizzato dal giudizio altrui. Sono sempre stato un codardo, lo riconosco. Generale Cassius. Sì, mio re. Melridge. Hai. Maestà. Ima. Per un periodo di 2 settimane a partire da ora vi affido piena autorità reale. Oddio. Spetterà a voi prendere ogni decisione, poiché vi ritengo più capaci di fare la scelta giusta rispetto a me.
Se volete, considerate anche questa codardia. Tuttavia, è la scelta migliore che posso fare. Che assurdità è mai questa? Sua maestà ha perso totalmente il senno. Come può affidare la piena autorità reale a un generale e a uno studioso? Dica una parola, maestà. Governeremo noi al suo posto. Voi due dovete rifiutare o il regno cadrà nel caos più totale. È un'assurdità del vostro sciocco re. È un'ulteriore dimostrazione che è meglio che il potere passi in mano a qualcun altro. Potrò sembrare patetico, ma vi prego, salvate il nostro regno. Ma... ne è davvero sicuro? Dopotutto, cosa impedirebbe a me, al generale, di eliminarla dopo aver provato l'ebbrezza del potere? Se è ciò che intendete fare, così sia. Anche in quel caso, credo che agireste per il bene del regno. Maestà. Ho giurato fedeltà a casa Siarith molto tempo fa, maestà. Ma ora mi inginocchio davanti a lei, Yuma Siarith, per rinnovare il mio voto di fedeltà. Risponderò alla fiducia che ha riposto in me, impegnandomi con tutto il cuore e con tutte le mie capacità. Non so se i miei talenti siano degni di tanta fiducia, maestà. La mia inadeguatezza è dimostrata dal fatto che l'ho giudicata male, e per questo devo fare ammenda. Ogni briciolo di arguzia e talento che posseggo sarà usato in suo nome. Questa decisione non ci aiuterà a sconfiggere l'impero. Maestà, non è ancora troppo tardi. Possiamo inviare una lettera di intenti al duca Eldrick e... generale Cassius? Per difendere questo regno servirà lo sforzo congiunto di tutto il suo popolo e un'unità totale nello spirito. Eccoci. L'esercito sarà chiamato a raccolta e lo sforzo del regno si concentrerà interamente sulla difesa. Chiunque osi opporsi pubblicamente alla mia richiesta, alla richiesta di sua maestà, sarà giustiziato immediatamente. Minchia, dittatura proprio. Goop. E ora dovremmo fare la battaglia, immagino. Dovremmo combattere al loro fianco. Ci siamo, finalmente possiamo contrattaccare. Non sono certo che un tale entusiasmo sia appropriato alla situazione. Come ha detto il generale Cassius, Eucirisse dovrà usare tutte le sue forze per avere anche una sola possibilità di vittoria. Noi saremo al vostro fianco. Esatto, questo è quello che volevamo. Allora, permettetemi di richiedere formalmente il supporto dell'alleanza. Avrai quello e molto di più. Torneremo alla locanda e Junkies suonerà la donata per far accorrere tutti qui. Dai. Però effettivamente io vorrei vedere se posso riarrangiare le truppe, perché in teoria dovremmo avere la possibilità di riarrangiare le truppe. Perché se io parlo con Ildin, là, come si chiama, dovrei avere la possibilità... Aspetta, ma là ci sono dei palazzi là sotto in fondo. Ah no, vabbè, sono i mulini, non penso che si possano raggiungere. Allora, noi controlliamo sempre se qui magari spunta qualcosa, spunta qualcuno, perché sapete com'è che poi sti giochi qua ti fanno le fregature... ti fanno le fregature così... Allora, sì, quindi dobbiamo andare alla locanda. Ma prima di andare alla locanda, in realtà, io voglio vedere se posso riarrangiare le truppe nel combattimento. Perché in teoria... è fare la battaglia a sto punto. Eccoci qua. Contatterò Ymir perché inizi subito con i preparativi, milady. Lasciate fare a me, il vostro messaggio li raggiungerà senza problemi. Posso procedere, comandante? Fallo. Sbattiamoli a terra come un tappeto sudicio. Non sanno cosa li aspetta. Vinceremo sicuramente. Ok, quindi altra battaglia campale qui. Questi stanno organizzando, stanno facendo tutte le robe.
Ecco, qui siamo noi al castello che siamo pronti a partire. Quella nel frattempo che è tornata indietro. Ecco qua. Quindi ora loro hanno richiesto ufficialmente l'alleanza con l'alleanza. Che vabbè, detto così. Sei pronto, Nova? Penso che Perielle si sia già avviata a palazzo. Quanta premura. Andiamo. Ah, qui cosa c'è? Niente, mi aspettavo magari un libro, qualcosa da poter raccogliere, invece... Invece niente! Mi hanno fregato. Ok. Allora, a questo punto... Siamo pronti per la battaglia. Personaggi da reclutare non ce ne sono, almeno di quelli che ho preso per ora, quindi... Dopo questo filone di storia, probabilmente o si sbloccheranno altri personaggi che dovrò andare in giro a reclutare, oppure potrò iniziare a reclutare quelli che per il momento non sono riuscito a reclutare. Quindi ci saranno differenze, cioè ci saranno appunto delle differenze nei vari paesi poi, nelle varie città. Rivediamo la nostra strategia. Ci aspetta una guerra di logoramento, sfortunatamente Ishan non è facile da difendere. Dunque, dobbiamo incontrare l'esercito imperiale sul campo di battaglia e cercare di guadagnare tempo per minimizzare le perdite. Lasciamo tutto nelle sue abili mani, generale Cassius. Le truppe di sua maestà sono composte da miei amici e familiari. Non lascerò che muoiano invano. Suppongo che siano stati inviati dei messaggeri a Norristar e Kenan? Sì, ma nessuno dei due regni interverrà finché non dimostreremo il nostro valore. Ecco perché questa battaglia è cruciale. Il nostro nemico è un generale astuto e pieno di esperienza. Non si limiterà ad affidarsi alla superiorità numerica per vincere. Dobbiamo tentare di eliminare i loro punti di forza e utilizzare la guerra di logoramento che ne seguirà a nostro vantaggio. Ed è qui che entriamo in gioco noi, giusto? Esatto. Contiamo sulla vostra imboscata per creare scompiglio sul campo di battaglia. Non deludeteci, comandante Nova. Non lo faremo, siamo pronti. Generale Cassius, Merridge, Noah, pregherò per la vostra vittoria e affinché possiate tornare sani e salvi a casa. Grazie, maestà. Se le mie previsioni sono corrette, questa battaglia terminerà prima di quanto possiamo sperare. Previsioni? Lui è l'Apple. È lui che praticamente fa il ruolo di Apple, quindi appena recluterò lui, potrò cambiare le varie formazioni. A rapporto, signore. L'esercito imperiale è arrivato e si sta mettendo in formazione proprio dove lei aveva previsto. Un ottimo inizio, dunque. Sei pronto, comandante? Yes. Facciamo. Eccoci qua. Preparatevi, quest'oggi combattiamo per le nostre case, per il nostro re e per il futuro del nostro paese. L'esercito imperiale è qui. Madonna mia. Che bello, tra l'altro, i modelli. È guerra, dunque? Credevo che avrebbero deposto le armi e sarebbero fuggiti, piuttosto che scendere in battaglia per un re smidollato. Forse hanno trovato un leader più motivante. La fortuna ci arride, generale Goldwyn. Non dobbiamo far altro che prenderci la vittoria sul campo di battaglia. Ah, ma c'è Sain di nuovo. Minchia. Cassius contro Goldwyn. Requisiti di vittoria, Goldwyn sconfitto, sconfitta con Cassius eliminato. Comandi per la legione. Comandi speciali disponibili per il comandante e il vice comandante si attivano nella fase movimento, prima di selezionare inizia battaglia. La barra rossa della furia aumenta quando le tue truppe subiscono danni, mentre la barra blu del morale aumenta quando infliggono danni. Quando sono piene, puoi usare i comandi che hanno... Puoi usare i comandi che hanno la durata di un turno. Modalità furia aumenta l'attacco. Modalità morale non lascia scappare il nemico. Bene. Allora, pianura. È tutta pianura questa. Non ci sono altri terreni. Allora, comando legione. Cos'è? Provoca. Attira legione nemica di te. Riduci difesa di un turno. Schema, riduci l'attacco della legione nemica adiacente. Non possono muoversi per un turno. Ok. Va bene, possiamo cominciare.
Ok, loro si spostano in avanti. Tenente Kesling, hai l'onore di guidare la mia avanguardia. Mi aspetto che il carro armato runico ci faccia ottenere grandi riconoscimenti. A tal proposito, signore, il carro armato runico non è stato realizzato per il combattimento in solitaria. Necessita di una fanteria di supporto che... Non parlavo con te, soldato. Beh, giovane rampollo, cosa dici? Combatterai per la gloria della tua casa? Come comanda, signore. Ildi, Valentine, radunate quante più truppe potete. Subito, tenente. Per decreto dell'imperatore potete sottomettervi pacificamente alla gloria di Galdea o rimanere schiacciati sotto il suo dominio. Io mi sa che devo attirarli da qualche parte ora loro, vero? Allora, loro si sposterebbero tecnicamente qui. Io invece mi sposto di qua. È il momento, date il segnale. Ok, ora spuntiamo. Sembra che sia giunto il nostro momento, andiamo. Ah, li spuntiamo di lato. In battaglia. Ecco, vedi, siamo di lato. Cosa? Una seconda unità? Da dove diamine arriva? Oh, Death Down. Barnard, oddio, chi sei tu? Ecco il segnale tattico. Andiamo, ragazzi. Onoriamo il nostro contratto e facciamo in modo che questi galdeani maledetti scoprano il colore delle loro budella. Tra l'altro questo è reclutabile. Un'imboscata? Che insolenza. Difesa down anche per loro. Questo è il momento che stavamo aspettando. Avanzate. A tutte le forze, all'attacco. Minchia, ho fatto male a spostarmi da là. In alto gli scudi. Mantenete la posizione, mi occuperò io stesso dell'imboscata. Minchia. Si è abbaffato però. Le truppe stanno resistendo? Siamo pronti a muoverci in qualsiasi momento, ma a mio parere dovremmo battere ritirata. Sta dimenticando il suo ruolo, sottotenente. Ecco, qua si stanno iniziando a scontrare. Minchia, quelli si sono ritirati. Qua invece... Ok, li si stanno ritirando. Ok. Allora, tu spostati qua dietro. Comando legione. Provoca non lo posso fare. E tu invece spostati da questo lato. Comando legione, cosa abbiamo? Arcieri più soccorso. Ok. Perfetto, noi ci baffiamo. Poi questo invece lo utilizziamo dopo. Potremmo spostarci verso di qua oppure andiamo verso di qua. E tu anche. Ok. Riprendetevi, mandria di sciocchi negligenti. Sua grazia il duca si aspetta una grande vittoria da me. Invece noi dobbiamo andare lì a svuotare il loro morale. Siamo pronti? Oh sì, oggi è di ottimo umore. Nemici in vista. Attento un suo ordine, tenente. All'attacco! E riattaccano noi, tra l'altro. Quindi nuovo scontro. Minchia.
Minchia. Ritirata, non sprecate le vostre vite. Ok, siamo riusciti a tenerli a bada. Allora, lui spostati. Lui comando legione. Riduciamo l'attacco. Bene. E attacchiamo. Poi qui invece ci spostiamo pure. Minchia, stanno tornando a farci visita. Lei è il generale Goldwyn, presumo. La sua reputazione la precede, generale Cassius. Ora lasci che la metta alla prova. E giustamente ora combattono e via. Vabbè, dovremmo fare molti più danni noi. Minchia, si sta... Madonna quanto gli hanno tolto nonostante tutto. Minchia, gli ho ridotto l'attacco e tutto e mi stavano massacrando. Finalmente un po' di ordine. Ora informazione, preparatevi al prossimo. Se ha riottenuto il controllo delle sue truppe, generale Chapel si prepara alla ritirata. Abbiamo finito qui. Cosa? Aver saggiato la vera forza del nostro nemico è già una vittoria più che sufficiente per oggi. Abbiamo già subito delle perdite e insistere porterebbe solo a un inutile spargimento di sangue. Siamo comunque in vantaggio su di loro e non abbiamo particolarmente fretta. In più, il sole è iniziato a calare e non ho intenzione di combattere nell'oscurità su un terreno straniero. Perciò ci ritireremo. Minchia, che giro di parole. E va bene. Ritirata, ripiegate, stupidi cani. Guarda come corrono! Bel lavoro, Nova. Gli hai fatto vedere chi è che comanda, cugino. Una vittoria al primo schieramento dell'alleanza. Non sfidiamo ulteriormente la sorte. Se tentassimo di seguire le forze del generale Goldwyn, le cose potrebbero mettersi male per noi. A tutte le unità, ripiegate. Avete combattuto con coraggio oggi. Eocilis vi ringrazio. Adesso torniamo a Ishan, trionfanti. Ok, obiettivo raggiunto. Tac.